Siamo in piazza a Montorio per cercare di analizzare quello che sta succedendo in comune, perché sembrava che potesse cadere il sindaco nell'ultimo consiglio comunale, invece non è stato così, si sarebbe ricompattata la maggioranza. Noi parliamo con un esponente dell'opposizione, con Marco Citerei. Allora, che cosa sta succedendo a Montorio? Ma noi a Montorio viviamo ormai dall'inizio della consiliatura una sorta di divisione costante e permanente. Solo per ricordare alcuni passaggi, dall'inizio della legislatura ad oggi si sono dimessi, sono stati defenestrati due consiglieri comunali, uno di Legnano e l'altro di Villa, l'altro di Colevecchio. Si è dimesso il capogruppo, si è dimesso l'assessore al bilancio e sono state ritirate le deleghe al Colangeli. Io penso che questo modo di operare certifichi di fatto quello che poi è accaduto in Consiglio Comunale, cioè quello di vedere la formazione del gruppo misto, il gruppo più grande del Consiglio Comunale. Quindi ci troviamo nel paradosso che chi ha vinto le elezioni si trova in minoranza tecnica all'interno del Consiglio Comunale. E paradossalmente, in queste discussioni e in queste problematiche non c'è un tema all'attenzione dei cittadini, solo questioni relative a posizionamenti personali. Io penso che questo sia grave e Montorio non merita questo tipo di amministrazione comunale nel modus operandi che sta ovviamente certificando e rappresentando. Ma secondo lei questo ricompattarsi della maggioranza è reale attorno alla figura del sindaco Facciolini? Cioè potrà andare avanti così? Ma guardi, a questo psicodramma se ne è aggiunto un altro per un motivo molto semplice, perché dopo di aver fatto in Consiglio Comunale una dichiarazione che di responsabilità per il voto del rendiconto del consolidato, dopo 10 minuti il Valeriani fa una dichiarazione dicendo: guardate che qui non si è ricompattato nulla, noi abbiamo fatto solo un gesto di responsabilità.